Quanti migranti avete voi a Gerardadda? Richiedenti asilo nessuno. Richiedenti asilo nessuno, perché li ha rinviati lei al mittente oppure perché... Non sono mai arrivati, nel senso che ho sempre risposto no alle Quindi richieste del chiesto. Prefetto. Sì, chiedono regolarmente ormai da 2 anni. E lei come fa a dire di no? Perché dice di no? Ma io dico di no innanzitutto perché siamo un piccolo comune di poco meno di 3.000 abitanti e non abbiamo nemmeno gli spazi. Quanti ne volevano mandare? No, non, all'epoca, all'ultima richiesta non c'era ancora un criterio di distribuzione, però chiedevano in particolar modo per l'accoglienza diffusa, la seconda accoglienza, sistemazione in case di privati e devo dire 10, che in 20, provincia 100, di... Be- quanti? No, non hanno fatto numeri, ma in ogni caso noi non, il posto non l'abbiamo, quindi è la terza volta che dico di no. Perché non c'è posto in un paese da 3.000 abitanti? Non c'è il posto perché non ci sono strutture e i miei cittadini non si sono resi disponibili per ospitarli nelle Neanche loro case. Lo Lei lo ospiterebbe a casa sua? Uno? No. No. Certo, e non trova posto no. in un No, non abbiamo struttura, abbiamo pochissimi appartamenti anche per i nostri e sicuramente se devo scegliere abbiamo dei pensionati che hanno bisogno della casa e preferisco darla loro anche perché ricordo che e quindi il prefetto ha detto guardi prefetto grazie ma no. Sì, gli ho detto semplicemente ma come hanno fatto i miei colleghi, non solo quelli del mio partito, ma la maggior parte di quelli della provincia di Bergamo, salvo rare eccezioni dove sinistra, ci sono delle strutture. Alcuni della quelli della sinistra spesso non rispondono, fanno finta di niente, aspettano e dicono vabbè se ve li impongono un conto. La fermo un attimo.